forse anche la più giusta, no? Per quanto hanno fatto vedere in tutta la stagione. Perugia che la finale l'ha già raggiunta eliminando in 3 partite il Monteschiavo, Iesi e Bergamo. Sì, Bergamo, io prima di questa semifinale avevo un po' paura, ma non per loro, è che avevo visto un piccolo calo rispetto al resto del campionato, che è una cosa molto normale, perché è chiaro che loro fino a Natale non hanno perso niente, e credo addirittura che avevano perso solo 5 set fino a Natale, e quindi tutti praticamente stavano aspettando che calassero un pochettino. Questo è venuto, però loro l'hanno giocato molto bene, hanno vinto nel momento giusto questa Coppa Campioni, che sicuramente gli ha dato un bel po' di fiducia, e adesso devo dire che io così bene come stanno giocando adesso non le avevo visto giocare da tanto tempo, quindi per me è la squadra insieme a Perugia più in forma, la squadra che sbaglia meno ed è, come hai detto te, la più giusta, la finale che vedremo quasi sicuro e dalla prossima settimana. Quasi sicuro sì, perché Bergamo adesso è addirittura più 10, 21 a 11 il risultato, grande assente dalla finale ma anche dalle semifinali dei playoff la formazione di Novara, che aveva sempre raggiunto l'ultima sfida, quella per l'assegnazione del titolo negli ultimi 3 anni, anche se lo scudetto non lo ha mai vinto. Attacco della Grun per Bergamo, siamo a quota 22 a 11 adesso per la Foppa Pedretti, gara 1 della finale scudetto, comunque programmata dalla Lega per sabato prossimo, anche nel caso si fosse andati a gara 4 di questa sfida di semifinale, dunque in pratica una settimana per le due squadre per ricaricare le pile sia da un punto di vista fisico che mentale in vista della sfida più prestigiosa, quella più emozionante e coinvolgente, la sfida per lo scudetto. 22-11 per la Foppa Pedretti, adesso c'è il muro di Chieri della Tom su Kilic, primo muro punto di Logan Tom, 22-12. Potrebbe essere anche la prima murata che prende la Kilic in questa partita, addirittura. Sì. Per ora 22 punti per Ljuba Kilic, altro bottino, si viaggia sempre su standard stratosferici con la Kilic. Adesso c'è stato l'errore in ricezione della Foppa Pedretti, poi la Zukova non è riuscita a rigiocare questo pallone, attendeva il rimbalzo sulla rete, rimbalzo che non c'è stato, punto dunque di Marletta, che ha realizzato con questo 2 ace sporchi, ma comunque 2 punti direttamente sul servizio. 22-13 per la Foppa Pedretti, ancora l'inquadratura per Valeria Marletta, ricordiamo nella stagione comunque positiva della formazione di Giovanni Guidetti, il successo anche a livello internazionale, a livello europeo, la vittoria infatti nella Top Teams Cup, in pratica la vecchia Coppa delle Coppe, vinta in casa a Torino, finale 3-0 contro le tedesche del Bayer Leverkusen. Il punto della Vincenzi, 22-14, un break di 3-0 per la Big Mat che era con la Chieri, però sicuramente tardi per cercare di riaprire questo set, che con tutta la buona volontà e anche con tutta la prudenza del mondo appare sinceramente compromesso per le ragazze di Guidetti. Adesso ancora di più dopo che c'è stato questo appoggio sul primo tempo della Baggi, 23-14, dunque a 2 punti soltanto dalla finale la Foppa Pedretti. Bergamo al servizio adesso proprio con la Baggi, è stata lei a realizzare l'ultimo punto, riceve male con il palleggio Virna, palla molto staccata per l'attacco di Tom, c'è stato il tocco, sì, punto di Logan Tom, tocco segnalato anche dai due arbitri Saltarippi e Medici. 23-15 dunque il risultato in favore della Foppa Pedretti. A servizio Nelly Marinova, la palleggiatrice bulgara di Chieri, battuta corta, riceve la Barazza, stavolta attacca sul secondo tocco la Zukova, intuiscono le piemontesi che possono contrattaccare, murata la Tom, Marinova decide di rigiocare una palla a fin di rete, palla molto difficile questa, brava la Marinova, il punto
avanzata della Scott, ma la cosa più bella l'ha fatta sicuramente la Marinova, faccia alla rete. Sì, esatto, questa è la particolarità, che di solito tu palleggi con la schiena verso la rete oppure la spalla, lei invece era messo il contrario e l'ha palleggiata così, quindi non può vedere l'attaccante, quindi lei può solo sperare che la Scott intuisce quello che vuol fare, che è messa in difficoltà, e la Scott deve solo pensare ad andare. 23-16 il risultato in favore della Foppa Petretti. Ha visto un cedimento soprattutto di tensione Caprara nelle sue ragazze, che ormai sono sicure, arci sicure di essere in finale, dunque ha chiamato il time out per riportare un minimo, un pizzico di concentrazione, perché sì, mancano due punti, ma comunque l'opera ancora non è stata completata e Guidetti magari in cuor suo spera ancora in qualcosa di clamoroso, sarebbe di qualcosa di estremamente clamoroso. 23-16, Kilic non riesce a mettere palla a terra, Tom, palla staccatissima, la difesa brava di Croce, libero della Foppa Petretti, poi Kilic difende Virna sulla russa, non può attaccare Borri, è il libero di Chieri, l'appoggio preciso di Croce, Zuccova, primo tempo di Barazza, si ritrova la palla sul corpo in pratica Virna e non può così difendere, era ben piazzato, un attacco lungo però di Barazza, indifendibile per Virna, lo rivediamo. E siamo dunque alla palla match, meglio, ce ne sono 8 di palle match a disposizione di Bergamo, 8 possibilità dunque per conquistare la finale. E sarebbe l'ottava volta in finale della Foppa Petretti Bergamo. La battuta di Zuccova, l'attacco di Tom, difende Piccinini, Zuccova, il palleggio per Kilic, difende Virna, Marinova per Virna, seconda linea, non tiene il muro a due di Bergamo con Barazza e Grun, palla match annullata dunque da Virna, ma ancora 7 occasioni per la Foppa Petretti, che può gestire fra l'altro sul proprio attacco, c'è da ricevere prima la battuta di Tom, 24-17 il risultato, palla match Bergamo la seconda, riceve bene Croce, Zuccova per Barazza, murata da Vincenzi e rimane in vita una piccola, piccolissima, minuscola speranza per Chieri, 24-18 il risultato infatti in favore della Foppa Petretti. Tom, i suoi 12 punti non sono bastati alla Big Mat, la ricezione di Piccinini, l'attacco di Kilic, porta Ljuba Kilic la